Buonasera. Allora, il tema è sicuramente un tema non più attuale, che mi sentite perché noi parliamo sempre di nuove tecnologie, ma ormai sono 20 anni, però è anche vero che il mondo dei musei, la realtà museale italiana, che non può essere, e la realtà museale italiana, poi io ho anche un po' di dietro su questo tema, per motivi diversi, un po' perché probabilmente la professionalità dei nostri musei è sempre meno garantita e quindi siamo capaci con molta fatica di portare avanti il ruolo delle nostre istituzioni culturali, ma sicuramente guardiamo i nostri cugini all'estero con una sorta di invidia, soprattutto per queste tematiche. Molte volte è successo che se noi affrontiamo il tema dell'ambiente digitale e soprattutto dei social, della comunicazione nell'ambiente digitale, scopriamo che in realtà è quasi un hobby di alcune persone che a tempo perso riescono a stare dentro questo mondo. Con la professionalità non ha a che fare, perché in realtà è un mondo molto complesso. E tra l'altro sicuramente è un ambiente, e quando l'anno scorso abbiamo trattato il tema dei musei paesaggi culturali e del ruolo che potevano avere i nostri musei per quell'ambiente di vita fisico, io continuo a domandarmi quanto i nostri musei possono avere un'influenza su questo ambiente digitale, dove la maggior parte delle persone passa almeno 5, 6, 7, 8 ore, e secondo me anche come istituzione culturale questo tema ce lo dovremmo porre. Ce lo dovremmo porre perché noi ancora stiamo trattando questa realtà come se fosse una realtà di elaborazione di conoscenze, invece sono delle sfide che non stiamo utilizzando solo per prendere informazioni rispetto all'orario, alle attività, a tutta una serie di, come posso dire, di rapporto diretto e immediato con il pubblico, e anzi spesso e volentieri diciamo con il non pubblico, perché in realtà l'ambiente digitale ci permette anche di avvicinarci a pubblici molto lontani che non finiscono direttamente nei nostri istituti, ma nello spazio fisico dei nostri istituti non fluiscono, ma sicuramente possono fruire di tutto il mondo della ricerca e dello studio, che è uno dei cardini e una delle finalità proprio del museo. Ricordiamoci che secondo la definizione ICOM, le nostre funzioni hanno come fine lo studio diretto e l'educazione. E quando diciamo studio, tutto il mondo della ricerca in ambiente digitale vuole uno spazio incredibile di rapporto verso un pubblico che è molto lontano dal normale pubblico che fruisce negli spazi fisici che viene al museo. Quindi questo sicuramente per la realtà dei nostri istituti è un mondo completamente da affrontare con delle professionalità. Poi io sono anche molto devo dire, perché tra l'altro venerdì a Lubeck è uno dei temi importanti, la tavola rotonda con i direttori museali sarà negli spazi, cioè cosa significa per un istituto museale muoversi in ambiente digitale. I temi sono diversi perché tra l'altro attraverso questa realtà, questa tecnologia, noi riusciamo a gestire le problematiche di conservazione, le problematiche di comunicazione e anche, a mio avviso, un insieme di tematiche gestionali, puramente gestionali. È vero, siamo ancora molto lontani, perché il sito spesso e volentieri è semplicemente il luogo dove mettiamo, tra l'altro con linguaggi ancora molto simili ai linguaggi normali che utilizziamo all'interno dei nostri musei, quindi chi non ha trasportato gli affari di approfondimento del museo direttamente dentro lo spazio ambiente digitale, sono mondi completamente diversi. E devo dire che invece sotto questo aspetto noi ci stiamo sperimentando per altri versi, siccome è vero, nel triennio la realtà dell'ambiente digitale è uno dei temi importanti di questo mandato. C'è la commissione che era la commissione audiovisiva, che è stata trasformata nella commissione tecnologie digitali, perché vorremmo capire anche noi ed essere un supporto, come lo è sempre stato di Comitalia, per affrontare delle tematiche diverse. Allora, i livelli sono stati diversi. Da un lato, e lo ribadisco, me ne parlerà poi meglio Anna Maria Marras, c'è questo progetto impostato a suo tempo dal gruppo Digital Cultural e il Ministero per costruire una piattaforma di analisi dei siti museali. Una piattaforma che quindi chiede a tutti i musei, la scadenza del 30 settembre, adesso è stata prorogata il 30 ottobre, di provare a mettersi in gioco e fare questa analisi dei propri siti, perché non è solo un'analisi, ma è anche una volontà di darvi, come posso dire, a ogni domanda c'è un cervello che si accende e dice ma io dove sto andando, quindi degli strumenti di progettazione e di valutazione del progetto. Questo è uno dei punti. L'altro punto sui quali noi stiamo tentando di
invece il sito di Comitalia, che è una cosa che ci portiamo dietro da circa 8, 9, 10 anni, non so più, che doveva essere un modo per gestire dei rapporti e delle informazioni, invece sta diventando un laboratorio di sperimentazione molto forte per cercare di capire come costruire un sito che possa essere, è vero, noi siamo un'associazione, ma siamo un'associazione funzionale che ha una particolarità, costruisce contenuti. E quindi siamo, in qualche modo, siamo molto vicini agli istituti museali e stiamo cercando di capire come costruire e divulgare questi documenti e soprattutto come porci il problema di uno spazio che è uno spazio virtuale ma che ha un automatismo anche di rapporto con un pubblico molto più ampio. Pensiamo a cosa significa tradurre in automatico le nostre pagine e quindi avere un'accessibilità immediata. Penso che questi problemi si stanno ponendo tutti i musei, cosa significa inserire delle pagine che possono avere un automatismo tramite Google della traduzione e cosa significa anche indicizzare i nostri argomenti. Quindi non era forse, inizialmente non era questo il nostro obiettivo, dovevamo avere uno strumento, invece è diventato un qualcosa, e lo vedo quotidianamente, ci stiamo lavorando con molto impegno, di straordinario spazio di laboratorio. Stiamo veramente mettendoci in gioco per cercare di capire come poter costruire nuovi contenuti in questo momento. E riferimento un po' a cosa è accaduto quando ci fu la stampa. Cosa significava lo strumento della stampa in funzione anche di quello che veniva prodotto? All'inizio sicuramente era qualcosa di qualità e anche di difficile accessibilità, andando avanti il rapporto tra immagini e carattere è diventato completamente diverso e la qualità di un testo è anche una qualità di fruizione. E penso che sia accaduto la stessa cosa nel mondo digitale. Non è solo, è un luogo dove si stanno costruendo i contenuti, sta rendendo accessibile il contenuto e sta cambiando l'impostazione con cui si costruiscono questi contenuti. Chi ci lavora un po' sa che cosa significa testi brevi, linguaggi non complessi, elenchi puntati, cosa significa cambiare non solo, come posso dire, l'output, ma proprio la nostra testa. Ma sta cambiando profondamente, significa anche parlare un italiano diverso, perché questo poi sta accadendo. Non si parla più l'italiano complesso dal vettivo. Quando andiamo in ambiente digitale il linguaggio è completamente diverso, perché ci dobbiamo rendere conto che è un'accessibilità non banalizzata, non livellata, ma sicuramente diretta. In più c'è il problema della traduzione della lingua. Allora, per questo siamo andati a cercare anche di capire questa ricerca in un paese come il nostro, che ci sembra veramente molto indietro, quali potrebbero essere i nuovi spunti per i nostri studi museali, ricordando sempre che non siamo solo un luogo di esposizione e di fruizione diversa, di diretta, ma soprattutto di costruzione di pensiero critico delle persone, quindi di elaborazione dei contenuti. Quindi in questo mondo, che è un nuovo paesaggio culturale, io penso, perché dopo 7 ore che sto lì dentro, il modo con cui sono impostata la grafica, i colori, la mia ricerca, come mi muovo in questo spazio, influenza la mia vita, quindi io sono convinta che anche questo significa qualcosa di diverso per le nostre istituzioni museali. Io sarò